La vedo un po' rock questa situazione, la vedo. È psichedelica la cosa, vedi? Se una lattina, una bibita, viveva una sua funzione, una sua vita, in questo caso, nel mio, vive in una forma d'arte. Quindi da una vita passa a un'altra, quindi ecco il motivo della rigenerazione. Penso che ci sia una stretta connessione, in fondo, con quello che sto facendo da qualche anno a questa parte, con quello poi che ho provato e forse provo ancora internamente a livello privato, intimo. Un oggetto di rifiuto, smembrato, tagliato, assemblato, quindi sublimato per creare, nella migliore delle ipotesi, un'opera d'arte. Ho notato che c'era un gran potenziale dietro a questa lattina, all'alluminio in fondo, e da lì ho visto che ogni volta che affrontavo un lavoro diverso, nuovo, capivo che si poteva andare oltre e non so fino a che punto ci si potrà spingere oltre il livello tecnico in questo senso. A volte in un occhio grande di qualche centimetro e deve rendere bene l'idea, quel mezzo millimetro fa la differenza più o meno, però gli strumenti sono quelli i più umili. Forbici, martelletto, chiodini da calzolaio, lattina, tanta buona volontà. E il mio messaggio è quello proprio di rispettare la natura e di far sì che quello che abbiamo già costruito, abbiamo già messo in circolo, sia modo di trasformarlo in una maniera magari più importante e senza fare ulteriori danni. You think I'll do that?